Mi chiamo Gianmarco Cerpiglini, il mio compito al Mugello è quello di organizzare l'hospitality per diversi clienti. Il Mugello apre il giovedì mattina e si vede questa carovana di persone che sono gruppi di amici, molte famiglie con bambini, e vedere invece questi gruppi con i loro strumenti adattati per farli diventare rumorosi, tipo seghe elettriche, perché lo ripeterò più volte, a Mugello non si dorme. Caratteristica bella delle moto, così come delle macchine, è l'area dei paddock. È tutto questo mondo di VIP, di sponsor, è proprio a lato dell'officina, e quindi si vedono questi carrozzoni degli sponsor dove lì vengono ospitati i divi, e poi c'è questo mondo di donne affascinanti, vestite sportive, direi anche abbastanza in mostra, le cosiddette ombrelline, tirate a festa, lucido, con tacchi altissimi che ti sfiorano vicino, con questi sorrisi che non sono poi manco tanto ammiccanti, ma piuttosto altezzosi. Già dal venerdì sera inizia la vera festa del Mugello. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Proprio con palco, con musica di qualità fatta bene. La cosa divertente, tu vedi la domenica mattina che le persone sono un po' stanchine. La cosa interessante da vedere, guardando dall'alto, questo fiume giallo che arrivava a osannare due piloti che sono rossi, e quindi un po' vedere il passaggio tra il vecchio dio e i nuovi dei che stanno salendo sull'Olimpo. Ed è quindi bello vedere come questa festa sulla pista a fine gara è comunque una bellissima happening, guardare tutte queste persone che finalmente riescono a essere vicini, a quasi a contatto con il pilota, e finalmente applaudirlo. E così pian piano poi inizia a scemare questo weekend, si inizia a preparare le proprie cose e pronti per il ritorno.